bellissimo, commovente, avvincente e soprattutto c'è tanta musica, la musica che non ti aspetti. È molto bello sia quell'informazione che la musica, che i personaggi e la storia vera. È un film molto, molto bello, commovente e interessante soprattutto quando si appropria del linguaggio del videoclip musicale nei diversi brani. Quello che mi è piaciuto molto è aver assistito a questo amore, questi ragazzi che vivevano proprio con estremo romanticismo il loro rapporto con la musica e con la voglia di fare musica. Andare a vedere un film come questo ti permette di entrare perfettamente dentro certe dinamiche che sono anche molto più vicine a quelle nostre di quanto non si potrebbe pensare poi alla fine. Ci ho trovato tantissimi punti di incontro con la realtà che viviamo noi, comunque sia nella musica, tra parentesi, underground e indipendente che c'è in Italia. Questa musica che pulsa vera nelle cantine, questo aspetto è veramente bello. È stato veramente, come dicevo prima, un déjà vu dall'inizio alla fine sotto certi punti di vista. È bello da vedere anche per chi non la fa musica, entrare in un mondo così un po' nascosto che è quello di chi si alza la mattina con la voglia e l'amore per la musica, in una realtà politica che magari non è più facile. Il film è davvero molto interessante, soprattutto penso sia una dichiarazione d'amore nei confronti della vita, della passione e della libertà, che poi è la trama principale del film. La musica è libertà, assolutamente sì, come diceva anche Pitagora, la musica è l'armonia del creato, per cui i giovani quando suonano si sentono liberi, si viaggiare veramente per l'anno. La musica è proprio il mezzo, secondo me, per arrivare alla libertà, perché può suscitare negli animi delle persone, comunque se quando io sento un determinato tipo di pezzo, che ti può portare ad avere vari ragionamenti che durante l'arco della giornata, non sentendo musica o diciamo essendo in altri ambiti, non puoi arrivare ad avere. La musica è libertà di contrapporsi, è libertà di avere comunicazioni semplici con le persone molto dirette. Beh, la libertà è una componente della musica, penso. La musica è libertà nel momento in cui viene creata, cioè quel momento intimista dove si crea la musica. La musica è libertà se la vivi e la fai con libertà. La musica deve essere libertà. Proprio quando la nostra anima poi si ribella a delle privazioni, poi nascono e si scrivono le cose migliori. È il film pieno di musica interessante. La cosa bella del film è che il regista cerca di inserire la musica in tutte le sue forme, in tutte le sue possibili situazioni. È davvero sorprendente, soprattutto perché si immagina, prima di vedere il film, immagini di vedere e di ascoltare tutt'altra musica. Invece poi ti rendi conto che la musica del film spazia veramente a 360 gradi. La musica è variegata e molto bene, anche con belle influenze e con la passione di fare una cosa appunto semplice, con pochi mezzi e senza troppi fronzoli. La passione semplice di poterlo fare e imporsi per farlo anche contro un regime, contro un governo e contro l'ottusità del mondo. È quello che non ti aspetti, soprattutto in uno stato come appunto l'Iran, dove immagini ci possa essere soltanto un certo tipo di musica, al massimo cantautorale, con quelle sonorità là, persiane. E invece no, c'è musica molto innovativa. È un mix musicale che accomuna popoli che sono apparentemente molto lontani. È quella cosa che ti sorprende, ascoltare cose molto vicine a noi. Quindi vedere come la gioventù musicale sia molto simile ovunque, in tutto il mondo. Varia e spesso emozionante. Non conoscevo la musica iraniana, sono rimasto davvero sorpreso perché hanno un livello musicale veramente alto. Mi è piaciuto tutto, anche le cose che magari non erano così vicine a me. La musica è molto più occidentale di quanto non pensassi. Il film è stato veramente, veramente interessante. Spero che riscuota il successo per te. Va, va.